Dove stanno le onde? Beh, la lontra è sicuramente uno dei mustelidi carnivori che ha rischiato in Italia l'estinzione, ma rischia a tutt'oggi l'estinzione. Però almeno qui in Abruzzo oggi abbiamo delle grandi notizie positive, perché la lontra sta ritornando a ricolonizzare i vecchi fiumi, dove prima c'era, circa 50-60 anni fa. Eccola là, guarda. Nato a Picciano nel 1975, a 13 anni Alessandro Di Federico comincia ad occuparsi di fotografia naturalistica. A 16 pubblica le prime foto sulle riviste. A 30 firma insieme a Fernando Di Fabrizio il suo primo documentario sul gambero di fiume. Beh, la natura ci parla, è come un libro, quando uno legge un libro, no? A me succede la stessa cosa, io leggo la natura, ma lo leggo con tutti i miei sensi, dall'udito, ascoltando i canti degli animali, degli uccelli, ascoltando il muoversi, il divenire di tutto questo. Ma il suo campo d'azione preferito rimane l'oasi del lago di Penne. La gestisce la cooperativa Cogextre, specializzata nella cura delle aree protette. La presenza naturale di una riserva su un territorio, oltre a garantire e tutelare il paesaggio, determina la nascita di nuove professionalità, di nuove imprese. Ancora una volta, dunque, lo sviluppo dipende dalle risorse di un territorio. Cercheremo di fare delle riprese a un codirosso. Il codirosso è un piccolo passeriforme, il maschio molto molto colorato, adesso lo vedremo. Nel nido loro utilizzano cavità, dei muri, se non sono degli alberi, dove appunto bigare il nido e deporre le uova. Ecco il maschio che va, eccolo lì. Vedi, sulla rete? Appena nascono i codirossi circa 12-13 giorni prima di prendere l'involo e quindi di allontanarsi dal luogo dove sono nati. Cercheremo appunto di fare queste riprese mentre la femmina e il maschio portano loro da mangiare. Spesso sono insetti, bruchi che abbondano nei campi circostanti. Grazie ad un paletto di legno, Alessandro sposta il ramo che mimetizza il nido. Prendere gli animali significa anche rispettarli, cioè non valicare i loro confini. A volte per fare una ripresa ci si spinge oltre ogni limite, magari violando la loro intimità. E questo può essere sicuramente un danno a sfavore dell'animale. Thank you.
avvicinando. È il maschio o la femmina quella? No, quella è la femmina che cerca di catturare sul prato gli insetti che poi porterà ai piccoli, che comunque ormai sono pronti per il primo volo. Hanno 15 giorni, sono abbastanza grandi per andare via dal nido. Molto probabilmente è stato predato il nido. Qualche giorno fa c'erano i piccoli. I piccoli hanno bisogno almeno di 20 giorni prima di involarsi, andare via dal posto dove sono nati. Ma la natura è proprio questa. Insomma, c'è un divenire casuale delle cose, gli animali sono preda e predatore allo stesso tempo. E il ciclo della vita è giusto che sia così. Il ramo si spezza. Alessandro è costretto a risistemarlo. Ho visto che utilizziamo una specie di libellula meccanica. Sì, questo piccolo elicottero si chiama Autogiro, è molto funzionale per le riprese e per le foto dall'alto. Se vuole la felicità bisogna sicuramente amare la natura. La felicità non è altrove, ma io quando dico amare la natura dico nella sua complessità, cioè nel senso a raggiungere una consapevolezza interiore per sentirsi appartenente a un pianeta veramente ricco di animali, di forme, di esseri viventi, i quali ci danno tutti i giorni tantissime cose. E dopo una lunga attesa, il miracolo accade.